Ora sappiamo leggere le ore e i quarti d'ora, ma come si leggono i minuti? Andiamo a vedere come si leggono i minuti nella fattoria. Ora la lancetta piccola è sulle 9 e la lancetta grande è sulle 12. Sono le ore 9. Quando la lancetta grande farà un giro completo, sarà passata un'ora. Un'ora si può dividere in 4 quarti d'ora, ma si può dividere anche in 60 minuti. Adesso la lancetta piccola è sulle 10 e la lancetta grande è sulle 12. Sono le ore 10 ed è l'ora di fare una bella merenda. Ora la lancetta grande è sul numero 1. Per mangiare il panino sono stato 5 minuti. Ora la lancetta grande è sul numero 2. Sono le ore 10 e 10 minuti. Ora la lancetta grande è sul numero 3. Sono le ore 10 e 15 minuti. Ora la lancetta grande è sul numero 4. Sono le ore 10 e 20 minuti. Ora la lancetta grande è sul numero 5, sono le ore 10 e 25 minuti. Ora la lancetta grande è sul numero 6, sono le ore 10 e 30 minuti. È l'ora di mangiarsi un bel gelato. Ora la lancetta grande è sul numero 7, sono le ore 10 e 35. Per mangiare il gelato sono stato 5 minuti. Ora la lancetta grande è sul numero 8, sono le ore 10 e 40 minuti. Ora la lancetta grande è sul numero 9, sono le ore 10 e 45 minuti. Ora la lancetta grande è sul numero 10, sono le ore 10 e 50 minuti. Ora la lancetta grande è sul numero 11, sono le ore 10 e 55 minuti. Ora la lancetta piccola è sulle 11 e la lancetta grande è sulle 12. Sono passati 60 minuti e anche passata un'ora. E adesso sono le ore 11 e alle ore 11 mi mangio un altro gelato.